allenatori dobbiamo poi alla fine, credo più che imporre filosofie, essere bravi a utilizzare al meglio il materiale umano, le risorse e i talenti dei giocatori, quindi dovremmo prima riuscire ad avere un roster definitivo di squadra. Mi auguro che sia una squadra che possa crescere durante la stagione, che possa avere un'identità ovviamente difensiva, perché è quello che ti permette di giocare, poi però ti vince sempre l'attacco, per cui mi auguro che abbia questa, ripeto, questa identità difensiva di base, ma che abbia la capacità di leggere e di decidere i ritmi in attacco, perché in una stagione con una nuova formula dell'Eurolega così logorante, con anche una Lega italiana che sta riprendendo con realtà che sicuramente sono estremamente competitive e che stanno ulteriormente potenziandosi, per cui ci vuole sicuramente un percorso, perché saremo un gruppo nuovo, un percorso in cui la squadra sa leggere al meglio le partite, sa utilizzare il talento di più giocatori, sa essere abbastanza imprevedibile in attacco, e mi auguro che in questo gioco di insieme, che poi di volta in volta può offrire protagonisti diversi, si possa vedere, non dico la mano dell'allenatore, ma tutto un gruppo di lavoro, di staff tecnico che in palestra dovrà far crescere il nuovo gruppo di giocatori.